Maurizio Milani. Ciao Diego, ciao Marco, ciao Propaganda. Volevo dire una cosa. Il prossimo G20 che si terrà in Italia sarà a Milano, zona idroscalo, come è stato all'Eur a Roma. Sarà tra tanti anni, eh? La sede del vertice è nella scuola Cani Bagnino, sempre qua all'idroscalo, la più prestigiosa al mondo. Ci sarà subito il primo giorno una dimostrazione per i leader mondiali, che non si sa allora chi saranno. Comunque la dimostrazione è donna anziana che annega e arriva l'elicottero con due cani Bagnino, Urinellus e Telemaco, che la salva. La donna anziana in questione è Pamela Anderson, già bagnina in Baywatch, che anche lei sarà diventata molto anziana. La tirano su, gli danno la multa, perché è vietato per le donne anziane fare il bagno all'idroscalo. Poi dopo cosa succede? Fanno una cena di gala a casa di Adriano Celentano, e sarà a base di pesce siluro, pesce nano dell'Ambro, storione nano dell'Ambro, e poi niente, anguria OGM, quella a volontà. Dopodiché i leader faranno tutte le riunioni del clima per decidere il clima del 2230, mentre le consorti e i consorti andranno a far visita alle eccellenze della città, quindi si visiterà il manicomio minorile che c'è qua in città a Milano, l'unico al mondo, una vera vergogna tenere i bambini al manicomio. E alla fine della giornata il pernottamento sarà sul treno Cuccetta Enna Milano e viceversa, che è fermo a Milano Lambrate da 30 anni perché non ha passeggeri. È facile anche prendere la Scabbia, non è sicuro, però su quel treno lì di solito si prende. Ciao ragazzi, ciao, ho finito, un saluto, ciao, grazie. Queste sono cartoline dal futuro a cura di